Buongiorno signor Presidente, signor Sindaco, autorità, cittadini tutti. È un onore per me essere qui a Pontedera alla presenza del Presidente della Repubblica a commemorare Giovanni Gronchi. Fa piacere ricordare che già nel 1995 da sindaco di questa città accorsi l'allora Presidente Oscar Luigi Scalfaro, venuto in occasione del 50° anniversario della Liberazione e del 40° delle elezioni di Gronchi alla Presidenza della Repubblica. Ricordo che fu un evento e sono certo che anche oggi questo sarà un evento importante per questa città, per la Toscana e sono convinto non soltanto per noi. Il percorso politico di Giovanni Gronchi fu segnato da un'attenzione profonda alle questioni sociali e alle ragioni del lavoro, ragioni che fece valere durante tutta la sua lunga carriera politica. In tutto il suo percorso mantenne inoltre un forte legame con Pontedera, con questo territorio, con la zona pisana. Proveniva da una famiglia di estrazione popolare. Queste origini gli ricordarono sempre l'importanza della lotta per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori e dei ceti più umili. Insistette sempre su quanto fosse necessario l'inserimento delle masse lavoratrici nella vita democratica del Paese. Nato nell'87, 1887, dopo un'infanzia di sacrifici e di stenti, Giovanni Gronchi compì gli studi umanistici e letterari, venendo ammesso nel 1904 alla Scuola Normale di Pisa. Fu seguace allora delle dottrine di Giuseppe Toniolo e agli studi si dedicò con l'insegnamento nelle scuole, affiancando questo impegno con l'impegno rivolto verso il mondo cattolico. Giovanissimo divenne qui a Pontedera presidente del Circolo Cattolico San Luigi. Aderì al Movimento Democratico Cristiano di Romolo Murri e alla fine della guerra partecipò alla fondazione del Partito Popolare. A 32 anni, nel 1919, venne eletto deputato nella circoscrizione di Pisa e di Livorno. Sempre attento a problemi sociali, nel 1920 fu anche eletto segretario generale della Confederazione Italiana dei Lavoratori. Mia nonna abitava qui vicino, a Calcinaia, e si ricorda il giovane Gronchi a fare proselitismo la sera nelle case dei contadini a favore delle leghe bianche. La tutela del lavoro e dell'occupazione, anche nel territorio pisano, furono una sua costante preoccupazione. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, intervenne con i dirigenti della Mazzotto, della Piaggio, della Saint-Gobain, della Risorginori e della stessa Fiat per difendere il tessuto produttivo locale e per promuoverne la ricostruzione. Notevole fu anche il suo impegno per dotare questo territorio di infrastrutture importanti, tra cui vorrei ricordare quella importantissima dello scormatore d'Arno, fondamentale per superare il problema delle inondazioni in questa zona e a Pisa. La ripresa dell'impegno politico nel secondo dopoguerra veniva poi dopo una lunga fase di ritiro a vita privata, in dissenso aperto rispetto al regime fascista, verso cui Gronchi seguì la posizione di Sturzo e del Partito Popolare. Da parlamentare aveva denunciato con forza le intimidazioni e la responsabilità del fascismo nell'omicidio di Matteotti. Fu membro del Comitato di Liberazione Nazionale e dal 1943 lavorò per la costruzione del sindacato unitario confrontandosi lungamente con Di Vittorio. Da Presidente della Camera della Resistenza sottolineò il carattere di moto popolare nel senso più largo ed effettivo della parola. E poi dopo la sua elezione a Presidente della Repubblica, avvenuta anche grazie ai voti della sinistra comunista e socialista, nel discorso di insediamento Gronchi richiamava la percezione precisa presente nella coscienza pubblica che un ciclo decennale si è chiuso e una nuova fase si inizia. Sono parole sue. Gronchi poneva proprio l'attenzione su quelle masse lavoratrici e quei ceti medi che il suffragio universale ha condotto, diceva, fino alle soglie dell'edificio dello Stato, senza però introdurre effettivamente laddove si esercita la direzione politica. Elementi della sua
presidenza furono il tentativo di superare il centrismo, l'impulso all'attuazione della Costituzione, di tanti istituti della Costituzione, tra cui il richiamo ad attuare quello delle regioni. Per le parti che ancora, ed erano molte per la verità, disattese, fu notevole anche il suo attivismo per una politica estera più autonoma nel contesto del Mediterraneo. Svolse un ruolo da protagonista, a volte anche contestato dalle forze politiche, come Presidente della Repubblica. Si impegnò anche nei suoi viaggi all'estero per riallacciare rapporti e salutare gli immigrati italiani, che erano davvero decine di milioni, sparsi nel mondo. Oggi siamo qui a commemorarlo e la sua commemorazione diventa evidentemente presente, diventa attualità. Dopo la fine del suo mandato presidenziale, Gronchi fu senatore a vita fino alla sua morte avvenuta il 17 ottobre del 1978, 40 anni fa. Si concludeva una vita segnata, come avete capito, da un impegno costante, vissuto in forme e ruoli diversi, su sponde anche differenti da tanti altri, ma sempre con questa capacità di ricerca, di dialogo, una vita di impegno per le ragioni del lavoro, della Costituzione e della democrazia. La democrazia, sono parole sue, trae forza, diceva, e alimento non solo dal funzionamento delle istituzioni liberali, ma anche dal conseguimento di una misura di prosperità e sicurezza economica che sola può determinare la piena identificazione con lo Stato delle grandi masse della popolazione. Un insegnamento che conserva grande attualità anche oggi e su cui meriterebbe riflettere, come merita riflettere sulle sue dichiarazioni dell'11 ottobre 1944 con un'intervista alla Nazione del Popolo, giornale della Resistenza toscana, affermando che il piano di ricostruzione dell'industria italiana, diceva Gronchi, non poteva non essere inquadrato nel piano più vasto dell'economia europea. Parole importanti, parole su cui merita rimeditare ancora. Mi ha colpito anche il suo discorso di insediamento del 1948 a Presidente della Camera. Gronchi diceva nel 1948: «La libertà e la democrazia non sono mai conquiste irrevocabili nella vita di un popolo, ma sono momenti del suo cammino faticoso. Oggi siamo all'inizio, 1948, di un nuovo periodo». Forse è davvero giunta, io ritengo, il momento di ritornare alle origini della nostra democrazia repubblicana, ai suoi ideali, ai suoi fondamenti. È il momento, come direbbe Machiavelli, di ritirare la Repubblica verso il suo principio, per un nuovo inizio nel secolo nuovo e, come direbbe con parole ancora attuali Gronchi, per costruire insieme forme superiori di convivenza sociale e politica. Benvenuto Presidente a Pontedera in Toscana.